e attenendosi strettamente al verbo del Corano, i veri sufi seguono questi principi di base: rispetto per la persona, rispetto per tutte le religioni, senso della pace, comportamento corretto esclusivamente sulla base dell'etica. Voi mi direte, mi sembra che oggi come oggi le manifestazioni dell'Islam non siano così. Scrisse: lo spazio religioso in cui si ritrova a suo agio il mistico dell'Islam Gabriele Mandel è il sufismo. Egli afferma: i terroristi non sono tali per eccesso di Islam, ma per assoluta mancanza di Islam. Il Corano proibisce l'assassinio e il suicidio. Allora, ditemi voi, com'è possibile che qualcuno dica: io vado ad ammazzare me stesso e ammazzo gli altri, non è suicidio, e pretenda poi di andare in paradiso, perché il Corano per 16 volte dice che il suicida va all'inferno senza remissione, qualsiasi atto abbia compiuto. Ecco il vero Corano: la guerra santa è amare il prossimo. Jihad non significa guerra santa, jihad significa sforzo. Guerra santa, non si traduce in un altro modo. Jihad significa sforzo, ed è lo sforzo che ognuno di noi deve compiere all'interno di sé per vincere le proprie passionalità. Quindi, una buona lettura del Corano. Considerate questo: il Corano, ad esempio, dice per tre volte, chiunque sia egli ebreo, masdeo, cristiano, musulmano, chiunque creda in Dio e compia opere buone, nell'aldilà avrà il paradiso. Questo è il Corano. Lì, scritto lì. E d'altra parte il Corano dice: la guerra ti è permessa solo in caso di difesa, quando le persone vengono attaccate. Se Dio non concedesse aiuto alle persone deboli quando i malvagi e i violenti li attaccano, le abbazie sarebbero distrutte e così le chiese, le sinagoghe, le moschee, luoghi in cui molto si invoca Dio. Dio è con tutti coloro che molto lo invocano. Il sufismo si ricollega a tutte le altre grandi tradizioni mistiche anche per un suo rito precipuo, il Zikr, di cui è noto in Europa il Sema dei Mevlevi. I Mevlevi sono quella confraternita fondata da Jalaluddin Rumi a Konya sul finire del 1200. Detta anche in Europa danza dei dervisci roteanti. Dervisci o sufi è la stessa cosa. Darwish in persiano, sufi nelle altre lingue. Con il Zikr i sufi possono giungere a stati estatici, quelli di cui vi ho parlato prima, percepire la realtà divina, acquisire consapevolezze non altrimenti raggiungibili. Quindi quello è il maestro che insegna. E all'atto pratico possono anche infondere serenità, pace e benessere anche tramite alcuni aspetti precipui di quelle conoscenze sciamaniche che il sufismo condivide con il buddismo e con certo l'induismo. Non è da tralasciare una conoscenza specifica del sufismo, dovuta anche al fatto che i grandi medici dell'Islam, come il citato turco Avicenna ad esempio, erano sufi, cioè quello della musicoterapia, utile per la guarigione di malattie fisiche, di devianze psichiche e anche per infondere nei cuori un senso di pace universale. La musicoterapia dei sufi è studiata oggi, e in particolare noi medici sufi stiamo proprio analizzandola anche con i parametri della medicina ufficiale in Italia, al Monzino ad esempio con i cardiopatici, a Milano, all'Istituto Neurologico Besta a Milano. E quindi abbiamo anche una particolare musicoterapia che è anche utile come medicina. In modo particolare quindi i sufi predicano la pace, convinti che essa parte dalla pace con se stessi e dalla pace fra le religioni.
E a questo modo i sufi dicono che l'ebraismo è la religione della speranza, il cristianesimo è la religione dell'amore, l'islam è la religione della fede. Ed ecco, questo è il terzo polo, equilibrio delle vicende umane in tutta la loro estensione, la fede, la speranza e l'amore, che sono le origini della mistica, della spiritualità, dei valori sublimati che ci conducono alla comprensione di Dio, nostro Signore unico e assoluto, il creatore di tutto. La comprensione dei valori dell'altro, il giusto equilibrio fra rispetto e reciproca conoscenza, sono i valori eminenti che possono restituire al mondo, dopo 2000 anni di comprensione di lotte fratricide, la serenità interiore e la pace universale cui tutti gli uomini di buona volontà ambiscono. Questa è la via del sufismo. Ebbene, arrivo alla conclusione. La ricerca mistica è perenne perché si trova nella natura delle cose, ma anche nella natura stessa dell'essere umano. Prima, seconda e terza pulsioni le abbiamo viste del nostro inconscio, ma la terza pulsione sono arte, fede, civismo. E sono pulsioni, come il desiderio di una mela quando abbiamo fame, o il desiderio di un bicchiere d'acqua quando abbiamo sete, primo grado, terzo, primo livello, terzo livello, arte, fede, civismo. La società umana è sana nella misura in cui tale ricerca è stata riconosciuta quale elemento basilare nella vita della comunità. Se oggi la nostra umanità non è sana, sapete perché. Quando una collettività o una società non riconosce più questo profondo anelito e quando è sempre più limitato il numero di coloro che seguono la vocazione alla via mistica, la collettività stessa crolla per il peso della sua struttura o viene distrutta da malattie psichiche che essa non è più in grado di curare per il semplice fatto di aver negato ai suoi membri il cibo spirituale che può saziare l'anima. Alcuni uomini continueranno ancora a cercare e a seguire la via mistica, ma la società alla quale appartengono non sarà più in grado di trarre totale beneficio dalla presenza illuminante di coloro che, appunto per il fatto di ricercare quanto è sovrumano, permettono ai loro simili di rimanere a livello umano e provvedono la società stessa degli unici veri criteri di valutazione della sua importanza e del suo valore. Quelli sono i valori, non la ricchezza, non il potere, non le conquiste o i baridi.